Ora che abbiamo visto quali sono i meccanismi proprio macroscopici, proprio grossolani, come è fatto più o meno, perché poi vedremo un po' più nel dettaglio come è fatta la macchina sincrona, vediamo di ricordare l'espressione delle forze elettromotrici indotte, perché molto è importante, molto si gioca su questo fatto qui. Allora, supponiamo per ora che il rotore sia fermo e aperto. Vi ricordate il caso del trasformatore? Noi all'inizio abbiamo fatto due spire, rotore fermo e seconda spira aperta. Facciamo finta che sia la stessa cosa. Allora, in questo caso qui, la forza elettromotrice dello statore, leggasi primario, di un trasformatore, è data, come al solito, sempre dalla stessa espressione che noi abbiamo già studiato e ripetuto tante volte. In più qui ci sta il cosiddetto fattore di avvolgimento, ma noi pure questo abbiamo visto che cos'è il fattore di avvolgimento. Dipendeva dal fatto che una matassa non è collocata in modo concentrato in una coppia di cave, ma in due, tre, quattro coppie di cave a seconda di come è stato progettato l'avvolgimento. Vabbè, ma comunque è un fattore che noi potremmo anche, per il momento, per motivi didattici, completamente trascurare, no? Quindi possiamo pure dimenticarcelo, far finta che questo qui sia uguale a 1. Allora, in questo caso qui, la forza elettromotrice indotta di statore è uguale a 4,44 N con S, numero di spire dell'avvolgimento di statore, il flusso complessivamente concatenato con questo avvolgimento e la frequenza di statore. D'accordo? Naturalmente frequenza di statore è uguale a omega diviso 2 pi greco. E dove ho cercato di sforzarmi di ricordare i simboli che avevamo scritto precedentemente. Allora, a questo punto sul rotore non vedo perché non si debba scrivere la stessa cosa. Anche in questo caso qui, epsilon con r è uguale a 1, xi con r è uguale a 1. 4,44, n con r, numero di spire costituenti l'avvolgimento di rotore, flusso φ complessivamente concatenato con l'avvolgimento di rotore, f con r, la frequenza di rotore. E per il momento, visto che il rotore è fermo, l'abbiamo visto poco fa, se il rotore è fermo coincide con quella di statore. Quindi per il rotore fermo noi abbiamo che f con s è uguale a f con r. Naturalmente F con R è uguale a omega con R diviso 2 pi greco. E quindi, dividendo membro a membro queste due espressioni, che cosa abbiamo? Che il rapporto tra E con S ed E con R è uguale proprio al rapporto spire, come succede in un trasformatore. Quello che può cambiare è il numero di spire con il quale è realizzato l'avvolgimento A minuscolo rispetto al numero di spire con cui è realizzato l'avvolgimento A maiuscolo. Quindi questo qui potrebbe essere N con S spire, N con R spire. Ci sono dubbi su questo? No. Perfetto. Quindi anche in una macchina asincrona c'è un rapporto di trasformazione. E allora voi permettete che a questo punto io mi disegno per una macchina asincrona un circuito equivalente assolutamente simile a quello che abbiamo disegnato poco fa. Che cosa ci sta qui? A parte i segni delle correnti, che sono ovviamente dei segni convenzionali, per dire, per me è positiva una corrente che gira in senso antiorario, però è un fatto soltanto di convenzione. Noi l'abbiamo segnata prima che fluiva come positiva in questo verso qua, però ripeto, è soltanto un problema di convenzione, così come di convenzione è il segno attribuito alle forze elettromotrici indotte. Tutto può andare bene. Allora, che cosa osserviamo qui? Beh, osserviamo la resistenza degli avvolgimenti statorici, la reattanza
che tiene conto del flusso di dispersione. Questa volta la indichiamo come reattanza e vi ricordo che naturalmente la reattanza X è uguale a omega per L. E la resistenza che qui viene indicata con R con 0, noi abbiamo chiamato R con M prima, piacere vostro, non è un problema, che tiene conto delle perdite nel ferro. La reattanza di magnetizzazione che noi abbiamo indicato con X con M prima e che qui viene indicata con X con 0. Un trasformatore ideale, quindi con accoppiamento perfetto, e il rapporto di trasformazione pari a E con 1 diviso E con 2. Quindi M è uguale a N con 2 diviso N con 1. No, tutto al contrario. N con 1 diviso N con 2. Questa è la resistenza degli avvolgimenti rotorici, anzi dell'avvolgimento rotorico, e questa è la reattanza di dispersione dell'avvolgimento rotorico. Perché dico del e non dei? Perché questo circuito equivalente si riferisce soltanto ad una fase della macchina asincrona. Se noi così come succedeva pure nel trasformatore trifase, che non so se avete studiato oppure no, in un trasformatore, in un sistema trifase, i circuiti equivalenti, cioè parametri concentrati, si riferiscono ad una sola fase, e volendo fare un circuito equivalente per il sistema trifase si devono prendere tre di questi circuiti e accoppiarli a stella o a triangolo a seconda di come sono collegati le fasi. È chiaro? Quindi in realtà questo circuito equivalente si riferisce soltanto ad un accoppiamento tra due fasi. Chiaro questo? Perfetto. Un po' di altri simboli. La tensione di fase. V con 1. Vedete che in questo caso qui la tensione di fase non è questa. No. Questa qui è la tensione concatenata, la tensione di fase è questa. Quindi è radica 3 volte, se il sistema è simmetrico, radica 3 volte la tensione concatenata. Chiaro? La corrente I con A, eccola qui, e qui, sta qui dentro. Qui non è segnata, la segniamo come I con 1 qui, qui è indicata con I con A minuscolo e qui I con 1 è la stessa cosa. Come vedete, su questo nodo qui c'è un equilibrio tra le correnti. La corrente che entra in questo parallelo, che spesso viene indicato con il termine cappio nel parallelo, entra una corrente che viene chiamata I con 0. I con 0 perché? Perché se la corrente I con 2 è nulla, facciamo l'ipotesi che I con 2 fosse nulla, allora anche la I con 1 primo sarebbe nulla, e quindi a vuoto, cioè col circuito aperto al secondario, la corrente I con 1 corrisponderebbe a I con 0, quindi a vuoto, quindi con questa posizione qui, avremmo che I con 1 è uguale proprio a I con 0, oppure I con 0 uguale a I con 1, cioè la corrente a vuoto, perciò ci hanno messo 0. Quindi cancelliamo un altro. Allora, quindi questa qui è la corrente a vuoto. Questa qui, I mu, è la corrente magnetizzante. I con mu, corrente magnetizzante. Mentre I con A è la componente attiva della corrente a vuoto. Questa è la componente reattiva della corrente a vuoto e questa qui è la componente attiva della corrente a vuoto. Questa è la corrente secondaria, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono altri dubbi su queste cose, ma abbiamo fatto una sintesi in modo tale che quando ci parliamo e vi dico che cos'è la corrente a vuoto, voi sapete di che si tratta. Se dico corrente magnetizzante, voi sapete di che si tratta.
E abbiamo stabilito, così come si fa su un circuito elettrico, si stabiliscono le convenzioni, anche nel nostro caso abbiamo stabilito alcune piccole convenzioni. Allora, prima di andare avanti, vorrei farvi notare un'altra cosa. Prendiamo per esempio la resistenza, questo circuito qui, nelle diapositive successive lo troverete un po' semplificato, cioè non comparirà questa cosa qua. Fatemi mettere una pagina bianca, vorrei. Vabbè, non fa niente. Diciamo così. Scusate, ma non so come fare una pagina bianca, allora l'ho fatto in questo modo qua. Supponiamo di avere un circuito, un accoppiamento ideale, quindi un trasformatore ideale, e di avere un resistore qui, R. La resistenza è definita come rapporto tra la tensione e la corrente I che circola. E la corrente I. Questo trasformatore ha N con 1 spire al primario, N con 2 spire al secondario. Quindi il rapporto di trasformazione M, definito come il rapporto tra, com'era, E con 1, E con 2, non me lo ricordo più com'era, E con 1 su E con 2, su E con 2, è uguale a n con 1 su n con 2. Siccome abbiamo detto che il trasformatore è trasparente alle potenze, questo è tutto ideale, non ci sono elementi dissipativi, vuol dire che la potenza che entra, P, 1, deve essere uguale alla potenza che esce dal trasformatore, cioè lungo questa sezione qui, per intenderci. Ed essere con la potenza P2. Ma che cosa succede? Succede che la potenza apparente S1 dovrà essere anche in questo caso uguale alla potenza apparente S2. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo E con 1 per I con 1 uguale a E con 2 per I con 2. Portiamo la corrente I con 1 all'altro termine e la tensione I con 2 dall'altra parte. Quindi questo qui possiamo anche scrivere che E con 1 diviso E con 2 è uguale a I con 2 diviso I con 1. Ma E con 1 diviso E con 2 è proprio il rapporto di trasformazione, cioè N con 1 diviso N con 2. Quindi tra I con 2 ed I con 1 c'è un rapporto che è l'inverso del rapporto di trasformazione, cioè il rapporto che c'è tra I con 1 e I con 2 è uguale a 1 su rapporto di trasformazione M. Perfetto, ricordiamoci questo, perché anche questa cosa qui la dovevamo sapere bene. Ricordarla già da tanto tempo. Cancelliamo qui. Quindi facciamo anche questo. I con 1 diviso I con 2 è uguale a 1 su M. Mi domando se qui circola una corrente I con 2. Qui quale corrente circolerà? Circolerà una corrente I con 1. Se qui c'è una tensione V con 2, qui che tensione ci sarà? Ci sarà una tensione V con 1. Ora, se questo fosse una scatola nera, completamente una scatola chiusa, la disegno qui, con due morsetti, 1 e 2,
morsetto qui e un morsetto qua, e io vi chiedessi, fammi la cortesia, io vi dico senza nemmeno, qui dentro c'è un resistore R, incognito, non sapete quanto vale, no, casualmente è lo stesso nome di questo, però è una, facciamo R con 1, e questo lo chiamiamo R con 2. Qui dentro c'è un resistore che si chiama R con 1, tu mi devi misurare questo resistore. Voi che fareste? Misurereste la tensione, qui, I con 1, la corrente, I con 1, e fareste il rapporto. E mi direste, guarda, che il resistore che sta dentro questa scatola, R con 1, è uguale, il valore della resistenza di questo resistore è uguale a V con 1 di ISO I con 1. Ne convenite? D'accordo. Però nella scatola non c'è un resistore collegato direttamente ai morsetti, ma ci sta quello che ho disegnato io qui. Allora andiamo a vedere quanto vale I con 1 rispetto a I con 2 e andiamo a vedere quanto vale V con 1 rispetto a V con 2. Benissimo. Allora, il resistore R con 1, questo, lo riscrivo qui, R con 1 uguale V con 1 diviso I con 1, è uguale a, la tensione V con 1 è uguale a E con 2 per il rapporto di trasformazione, diviso la corrente I con 1 è uguale alla corrente I con 2 per 1 su rapporto di trasformazione. I con 2. Ma questo è proprio R con 2, proprio come l'abbiamo definito, no? Io ho confuso la lettera V con la lettera E, però, insomma, perché l'abbiamo scritta qui. Quindi, questo qui è uguale a R con 2 per M al quadrato. Questo vuol dire che un resistore collegato tramite un trasformatore ideale viene visto dal primario come un resistore di valore diverso uguale al resistore vero ma moltiplicato per il quadrato del rapporto di trasformazione. Quindi è un cambiamento di impedenza, cioè mi cambia l'impedenza anche se la potenza poi alla fine rimane sempre la stessa. Questo succede non solo per i resistori, ma succede anche se qui avessi considerato un'induttanza L, che naturalmente non sarebbe stata uguale a V diviso I, ma sarebbe stata diversa, ci sarebbe stata una derivata di mezzo. Ma alla fine poi risultava la stessa cosa, cioè avrei potuto scrivere che L con 1 è uguale a L con 2 per il rapporto per M al quadrato. Questo un poco mi ricorda pure il trasferimento del momento di inerzia attraverso un ingranaggio. Vi ricordate, l'abbiamo fatto nella lezione relativa alla dinamica, no? Abbiamo visto che un sistema che ha un certo momento di inerzia a valle di un ingranaggio, cioè una coppia di ruote dentate che ha un certo rapporto di trasformazione, rapporto di riduzione, e allora il momento di inerzia veniva trasferito a monte, cioè veniva visto a monte come lo stesso momento di inerzia a valle ma moltiplicato per il rapporto, per il quadrato del rapporto di riduzione. È una cosa assolutamente simile. D'altra parte il mondo del trasformatore è molto simile al mondo meccanico. Qualcuno può vedere delle analogie tra tensione e coppia, tra corrente e velocità o viceversa, perché tanto comunque il prodotto dell'uno e dell'altro dà sempre potenza, in un caso potenza meccanica, nell'altro caso potenza elettrica, ma sono sempre watt, quindi comunque, cioè, volendo si può fare anche un'analogia di questo tipo qui. Ok,
Ora andiamo avanti e vediamo come, ora, cosa succede se il rotore si mette in movimento. E mo qua la situazione comincia a diventare abbastanza complicata. Perché? Perché queste relazioni che noi prima avevamo scritto, dov'era, questa relazione qui, in questa relazione, qui c'era la frequenza di statore. Vabbè, per fortuna la frequenza di statore rimane sempre la stessa. Ma c'è anche la frequenza di rotore che avevo definito F con R come omega con R diviso 2π greco. È vero? Ecco, ricordiamoci questa semplice relazione e andiamo avanti. Allora, devo fare un po' un zoom all'indietro, così. Allora già capiamo subito che la forza elettronica indotta di rotore, questa, che è stata riscritta copia e incolla dalla diapositiva precedente, qui avrà dovrà avere un certo cambiamento, perché la pulsazione di rotore cambia, perché cambia la velocità del rotore. E allora vediamo un pochino di formalizzare questo fatto che c'è differenza tra una pulsazione e l'altra utilizzando un solo parametro. Definiamo lo scorrimento come la differenza tra omega, ricordate che P è sempre uguale a 1 nel nostro caso, no? Allora, omega meno omega con m, che cosa era uguale? Era uguale a omega con r. Ce la facciamo una ripassata dei simboli che avevamo fatto poco fa? Omega è la pulsazione delle correnti statoriche. Omega con R è la pulsazione delle correnti o del campo o delle tensioni, quello che, le pulsazioni elettriche di rotore. Omega con M è la velocità angolare del rotore. Quindi la differenza tra omega meno omega con M noi l'abbiamo già chiamata omega con R. Vi ricordate? Questa l'avevamo già definita questa cosa qui, giusto? Ditemi sì ogni tanto, datemi un conforto. Ok, e quindi si definisce come scorrimento quella grandezza adimensionale che è il rapporto tra omega con R ed omega, sempre per P uguale 1. Scorrimento è il rapporto tra omega con R e omega, e quindi S, scorrimento, è dato dal rapporto tra omega meno omega con M diviso omega. Poi uno si può fare tutte le manovre che vuole lui, e scorrimento potrebbe dire che questo è uguale a 1 meno omega con M diviso omega, come preferite. Insomma, ma l'importante è ricordarsi che la definizione è questa. Se il numero di coppie polari P è diverso da 1, allora in questo caso qui dovremmo tener conto del numero di coppie polari, però noi, ripeto, dal punto di vista didattico forse è meglio evitare considerare i valori di P diversi da 1. Quindi per il momento consideriamo P uguale 1 e quindi risulta questa cosa qui. Quindi questa è una cosa ovviamente da ricordare bene, più che altro non tanto la formula quanto la definizione, cioè essere una grandezza adimensionale, quindi non può che essere il rapporto tra due cose uguali. Le cose uguali sono la differenza, la pulsazione delle grandezze elettriche rotoriche diviso la pulsazione delle grandezze elettriche statoriche. Quindi, se le cose stanno così, riconosciamo che la frequenza delle grandezze elettriche rotoriche è uguale alla frequenza delle grandezze elettriche statoriche moltiplicato a S. Tant'è vero che da S, qui no, se prendiamo S per omega, che cosa abbiamo? S per
omega è uguale a omega con r. Quindi dividiamo per 2 pi greco il primo e il secondo e naturalmente ritroviamo questa. D'accordo? Quindi capite che questo S che ci siamo inventati mo cioè è molto utile per fare subito il passaggio tra frequenza di statore e frequenza di rotore. Ok? Allora, adesso possiamo andare a sostituire questa F con R qui con S F con S. E con il grande vantaggio che F con S lo troviamo sia qui, cioè nella definizione delle forze elettromotrici indotte di statore, e sia qui nella definizione delle forze elettromotrici indotte di rotore. E quindi possiamo, così come abbiamo fatto precedentemente quando il rotore era bloccato, fare un rapporto tra le due. Naturalmente x con s anche in questo caso qui lo assumiamo uguale a 1, quindi lo togliamo da mezzo. Quindi che cosa esce? Esce che e con s diviso e con r è uguale al rapporto spire n con s diviso n con r per 1 meno s. Ragazzi, da qualche parte doveva uscire, cioè non possiamo completamente dimenticarci del fatto che questa volta il rotore gira in un campo rotante e che quindi le pulsazioni delle grandezze elettriche, magnetiche, elettromagnetiche, tutto quello che volete voi sul rotore questa volta non è la stessa di prima, e quindi 1 su s ci permette di tenere conto di questo fatto qua. Andiamo avanti e vediamo di sviluppare un circuito equivalente che risponda a queste caratteristiche, queste nuove caratteristiche, no? E mo ci sta questa 1 su S che ci... Per prima cosa ridisegniamo il circuito equivalente tenendo conto del fatto che ci sta 1 su S da qualche parte. Quindi il circuito primario rimane sempre lo stesso, R con 1, X con 1, R con 0 o R con M come preferite voi, X con 0 oppure X con M come preferite voi, cioè qua non è cambiato assolutamente nulla rispetto al caso in cui il rotore era bloccato. Qui è rimasto tutto identico. Quello che è cambiato invece è al rotore. Al rotore la forza elettromotrice indotta E con R non è più uguale ad E con S per il rapporto di trasformazione, ma ci sta S, il fattore S. Quindi qui dentro ci sta questo fattore qui nuovo, mentre la resistenza rimane uguale e la reattanza invece no. Eh no, la reattanza non può essere la stessa, perché come vi ho detto prima la reattanza X è uguale a un'induttanza L che è una costante, cioè una volta che è stata costruita la macchina l'induttanza rimane sempre la stessa, induttanza di dispersione. Quello che cambia invece è la omega, perché qui ci va omega con R, perché è la pulsazione delle grandezze elettriche di rotore. Ma noi sappiamo benissimo che omega con R è uguale, quindi questo qui è uguale a omega, con R, a omega per S. Qui ci sta scritto omega con S, lo cancelliamo perché noi l'abbiamo definito sempre come omega, quella di statore. Va bene? Vi trovate tutti? Benissimo. Certo che avere una forza elettromotrice indotta che cambia sotto i piedi mentre il rotore cambia velocità è una grande rottura di scatole, ma anche il fatto stesso di avere una reattanza che cambia è anche intuitivamente non facile da accettare, cioè avere una reattanza che modifica il suo valore a seconda delle velocità del rotore. Forse sarebbe preferibile in modo assolutamente equivalente, cioè non è neanche il prossimo passaggio che faremo, non è un passaggio obbligatorio, non è che fosse un'invenzione chissà quanto eccezionale, ma è solo una cosa di comodità. Cioè mentre qui abbiamo due cose che cambiano con S, cioè la forza elettromotrice indotta e la reattanza,
Se dividiamo tutto per S, potremmo, anziché avere due cose che cambiano con S, averne una sola. Cioè, se dividiamo tutto per S, la forza elettromotrice indotta e anche l'impedenza complessiva rotorica, il valore della corrente rimane sempre la stessa. Cioè, voi avete una corrente I che è definita come una tensione V diviso un'impedenza Z, moltiplicato per un fattore S, tutte e due, così, e la corrente rimane sempre la stessa, giusto? Ditemi sì? Sì, bravo. Sapesse quanto è di conforto quando mi dite fate. Allora, quindi facciamo questa operazione. Dividiamo tutto per S. A questo punto E con R ritorna ad essere come era prima, cioè una forza elettromotrice indotta che dipende dallo scorrimento, ma abbiamo messo scorrimento S uguale 1 qui, come se S non ci fosse più, abbiamo diviso tutto per S qui. X con 2 pure rimane costante, cioè rimane costante a quel valore che ha quando lo scorrimento è uguale a 1. Chiaro? Che cos'è che cambia invece? Cambia R con 2, perché a questo punto la resistenza R con 2 diventa una R con 2 diviso S. E anche questo non è obbligatorio, però può essere utile, anzi lo è utile, è molto utile, prendere R con 2 diviso S, lo cancello da qui e lo riscrivo qui perché ho più spazio, R con 2 diviso S, e scriverlo come R con 2 più 1 meno S diviso S per R con 2. Tanto fate la prova e vedete che questo diventa R con 2 diviso S. Mica vogliamo fare l'operazione di sommare questo più questo, no? Sì? No, no. Quindi alla fine il circuito equivalente diventa un circuito equivalente dove quasi tutti i parametri sono costanti. Cioè al primario è tutto costante, al secondario è tutto costante tranne una cosa, un resistore che è stato aggiunto, che è questo, per fare in modo che la resistenza complessiva al secondario sia uguale a R con 2, che è una costante, più questa parte variabile, che infatti è stata indicata con la freccetta, vedete, è stata indicata proprio come un potenziometro, che dipende da S, che dipende da S. È l'unica grandezza, l'unico parametro concentrato che dipende da S. Certo, non lo possiamo mica eliminare S, no? Ci sta, non si riesce ad eliminare. Però diciamo che questa configurazione qui è quella che sia dal punto di vista fisico ha la maggior parte delle corrispondenze con la simulazione. Cioè questo è ovvio, è un circuito equivalente che simula, è un modello della macchina elettrica. E in questo modello ci sono quanto più cose che corrispondono alla realtà e che ci possono essere utili per capire il funzionamento della macchina asincrona. Ok. Quindi, alla fine, vediamo, facciamo l'ultimo step e poi facciamo una breve pausa, di disegniamo, abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto per la macchina sincrona. Che cosa abbiamo fatto la macchina sincrona? Abbiamo studiato prima la macchina, abbiamo capito che ci sono delle forze elettroniche indotte e poi alla fine abbiamo creato due cose che ne modellizzano, ne fanno il modello della macchina. Uno è il circuito equivalente. Il circuito equivalente di una macchina sincrona, ve lo ricordo, era molto semplice, era il generatore di tensione, poi c'era la reattanza sincrona, eventualmente la resistenza degli avvolgimenti e quindi i morsetti ai quali c'era la tensione V, qui c'era la forza elettronica indotta E e così via. Vi ricordate? Questo è il circuito equivalente di una macchina sincrona. Abbiamo disegnato il circuito equivalente di una macchina asincrona, un po' più complicato, vabbè, che volete.
è un po' più complicato. E ora però dovremmo anche disegnare il diagramma fasoriale della macchina asincrona, così come abbiamo fatto per la macchina sincrona. E allora facciamo prima il caso in cui il circuito sia aperto, cioè il diagramma è vuoto, trascorrendo la caduta sull'impedenza. Questo qui è solo con la componente magnetizzante, cioè solo il primario. Cioè in questo caso qui che cosa abbiamo? Abbiamo un circuito fatto con l'induttanza di magnetizzazione, io la chiamo X con M per abitudine, però è X con 0 nel caso precedente, e se ce lo volete mettere il trasformatore ideale, ma non serve a niente metterlo qui. Perché non serve a niente? Perché non c'è nessuna corrente sul secondario, non c'è I con 2 è uguale a 0, quindi è come se non ci fosse. Che cosa abbiamo? Abbiamo soltanto la tensione V con 1. La tensione V con 1 che fa? È applicata ai mossetti. Avremo quindi un corrente magnetizzante sfasata di 90 gradi in ritardo che circola dentro la X, X con M. Qui viene chiamata I con mu. Vi ricordate la I con 0? I con 0 che passava nella resistenza, R con 0 e nella X con 0, X con M, come volete voi. Allora, siccome questa non c'è, allora e I con 0 diventa uguale a I con mu. Quindi questa qui ci passava la I con A. Va bene? Quindi, qui che cosa abbiamo? Abbiamo soltanto la I, mi o I mu, come preferite chiamarla, sfasata di 90 gradi. L'EMI che fa? Produce un flusso per la legge di Ampere. Questo flusso è in fase con la EMI. E questo flusso che fa? Produce una forza elettromotrice indotta, come succedeva pure nella macchina sincrona. Vi ricordate? Nella macchina sincrona c'era un flusso Φ che produceva una forza elettromotrice indotta in ritardo rispetto a Φ. Giusto? Perché la forza elettronica indotta è uguale a meno del Φ su dt. E quindi per la derivata e per il segno meno è in ritardo. E quindi qua si chiude la situazione. Quindi E con 1 è uguale ed opposta a V con 1, perché la E con 1 cade giusto giusto qui in mezzo. E quindi che cosa succede? Se scrivo il teorema di Kirchhoff, che cosa devo scrivere? Devo scrivere V con 1 più E con 1 uguale a 0, qua col segno meno, come l'ho indicata io, perché questa sta indicata con tutto al contrario. Aspettate un attimo, fatta così, E con 1, quindi più E con 1 uguale a 0, e quindi da questo si deduce che V con 1 è uguale a meno E con 1, così come è indicato in questo circuito qui. Fate attenzione spesso alle convenzioni dei nostri. Noi nella macchina sincrona abbiamo utilizzato la convenzione opposta, infatti la forza elettromotrice indotta veniva dallo stesso lato della tensione V, è vero? Quindi, però la cosa importante è che questo è uguale a questo, sono uguali e opposti. E questo è il caso più semplice possibile, cioè rotore bloccato, fermo, ovviamente fermo, ma addirittura aperto, quindi pure che girava, pure che il rotore stesse girando non sarebbe cambiato nulla. Che cosa succede se invece il rotore in qualche modo, anzi no, questo qua è sempre con sì, con il rotore chiuso, chiuso in qualche modo, il rotore chiuso, naturalmente il circuito equivalente non lo disegno perché c'ho poco spazio in questa diapositiva, però è lo stesso che vedete qui, no? È questo qui, qua sotto. Allora, abbiamo una tensione V con 1 che è sempre la stessa di prima, poi abbiamo la corrente magnetizzante che è sempre la stessa di prima, il circuito primario rimane identico, il flusso prodotto dalla corrente mu e quindi la forza elettromotrice indotta E con 1 che è uguale e opposta alla V con 1. Quindi qua in questo circuito qui c'è questo
diagramma fasoriale, in più che cosa c'è? C'è la corrente I2 del secondario o del rotore, scegliete voi, tanto questo qui, questo circuito qui, è lo stesso, questo diagramma fasoriale è lo stesso identico di quello di un trasformatore, proprio uguale. Quindi la corrente I2 prodotta, diciamo proprio sul secondario, che nel nostro caso è un rotore, però va bene anche secondario, l'unica differenza che ci sta è che la forza elettromotrice indotta E2 è funzione di S rispetto a quella di un trasformatore, e quindi una corrente I con 1 primo che è uguale a opposta a I con 2. Ma qui vi devo dire una cosa importante: questo diagramma fasoriale fa riferimento a un circuito equivalente, un circuito che non è proprio questo qui, ma è un circuito equivalente il cui passaggio, cioè il cui disegno è molto facile da realizzare, cioè R con 2, X con 2, R con S, eccetera, eccetera, e anche le correnti sono state, come si dice, riportate allo statore. Lo facciamo subito, prendiamo un disegno e facciamo subito questa cosa. Allora, abbiamo il primo circuito R, L, questa è, anzi facciamo proprio il cappio, poi ci sta la resistenza R con 2, R con 1, X con 1, R con A o R con M, questi sono i simboli, ogni volta sono simboli diversi, X con M, X con 2. E poi qui ci sta la resistenza R con 2 per 1 meno S diviso S. Poi c'è la tensione V con 1, la corrente I con 1, la corrente I con 2, la tensione lì è indicata verso il basso, continua ad indicarla verso il basso, anche se poi, come vi ho detto, non è... questa è la E con 1, E con 2, che mi dimentico più? Ma non lo so, poi vedremo. Abbiamo visto che per riportare un parametro concentrato dal secondario al primario lo dobbiamo moltiplicare per il rapporto di trasformazione, giusto? E indichiamo con R'2 il parametro R con 2 per M al quadrato, dove M, metto qua in mezzo, qua è uguale a n con 1 diviso n con 2, giusto? Aiutatemi a ricordare. Naturalmente la stessa cosa succede per x2, avremo una x2 primo che è uguale a x2 per m al quadrato, e naturalmente anche questa qui che era r con, non mi ricordo come l'ha chiamata, ma non fa niente, e anche questo resistore qui subisce la stessa sorte. N con 1 è questo, N con 2 sono le spine. Allora il circuito equivalente che ne deriva è questo. Questo, il primario rimane uguale, quindi R con 1, X con 1, poi c'è il cappio, RM. C'è V con 1, dovremmo ricordarci di mettere sempre i segni di vettore sulle grandezze correnti e tensione, e questa volta non c'è bisogno di mettere il trasformatore, perché il trasformatore, qui ci scrivo R'2, X'2,
trasformatore lo metto a valle. Chiuso ovviamente in cortocircuito. Ah no, mi sono dimenticato di mettere la resistenza. R con 1, scusate, questa è R con 2. R con 2 per 1 meno S diviso S. Naturalmente il primo. Ma un trasformatore chiuso in cortocircuito è un cortocircuito. Quindi questo va via, va di mezzo. In realtà ho commesso un piccolo errore, in realtà avrei dovuto disegnarlo così, scusatemi, lo rifaccio da capo, che sennò. Quindi questo che ci va qui. Con il trasformatore così. Il trasformatore chiuso in cortocircuito è in effetti un trasformatore, un cortocircuito, e quindi alla fine abbiamo questa situazione. Che questo è il circuito equivalente, diciamo così, a questo punto è stato eliminato il trasformatore ideale. Con grande comodità per tutti, l'unica cosa che ci dobbiamo ricordare è di mettere un apice sui parametri rotorici che sta ad indicare queste operazioni qui, cioè il riporto dei parametri concentrati dal rotore allo statore. Benissimo. Cancello. T'a posto? Ok. Quindi ora, anche se nel libro anche troverete questo tipo di circuito qui, diciamo così, questo tipo di circuito lo possiamo ulteriormente semplificare eliminando il trasformatore ideale e mettendo un apice su R2, X2 e questa qui R con S, e su R2 pure qui. Allora, per questo motivo qui, qui potete notare, ho dimenticato un'altra cosa, per questo motivo qui trovate I con 1 primo, perché questa è la corrente riportata allo statore. Non solo i parametri si devono riportare allo statore, ma anche la corrente. Allora, la corrente I con 2 qui nel circuito equivalente senza il trasformatore diventa una corrente I con 2 primo, la disegno qui, faccio il trasformatore ideale a valle con il cortocircuito, la corrente I con 2 primo è uguale alla I con 2 per 1 su M. D'accordo? Quindi cancelliamo qui. Quindi dobbiamo fare attenzione anche ai pedici I con 1 primo. Quindi questa corrente I con 2 diventa una corrente I con 1 primo, che è uguale alla corrente I con 1 e I con 1, che questa è la corrente la componente attiva della corrente nel cappio. Questa è la componente magnetizzante. Quindi ridisegniamo un attimo qui il circuito equivalente con il cappio. No,
scusate, ho detto componente magnetizzante, volevo dire è la componente, la corrente, i conduttori riportati al primario. I con 2 primo questo è I con 2 primo trovata l'errore, questa qui è la corrente I con 1 e questa qui è la corrente I mu. Quindi facendo l'equilibrio su questo nodo qui si capisce che I con 1 è la somma di questa più questa. Ora vediamo un po'. Questo è invece il circuito, il diagramma fasoreale completo allo statore, cioè disegniamo il circuito qui, qui abbiamo la qua c'è un altro errore, allora questo qui è mi, questo qui è I con A, qui abbiamo la I con A, qui abbiamo la I mi, l'equilibrio a questo punto mi dà la I con 0, che qui è indicata con IS 0, la forza di superficie indotta E con 1, la tensione V con 1, la caduta di tensione, questa qui è la corrente I con 1, che qui non è indicata, è indicata con IS0, cioè IS0 che coincide IS0 coincide con I con 0, quindi abbiamo una caduta di tensione su R con S per I con S 0 e abbiamo una caduta di tensione sopra non ce ne scendo più giù questa è J, questa è la R con S, questa è la I con S. Quindi ho A, B e C. Sono le tre tensioni, R con S per I con S0 più J, X con S, I con S0 più E con 1 che devono essere uguali a B con 1. Cioè R con S per I con S0 più J, X con S per I con S0 più E con 1 deve essere uguale a B con 1. Quindi il poligono OABC è l'equilibrio elettrico alla maglia statorica. Poligono OABC, equilibrio elettrico statorico. Ok? Mentre OABC D è il poligono O E D, l'equilibrio delle correnti al nodo, scusate ma è difficile scrivere qua, voi pensate che è una cosa facile, per non è per niente, al nodo chiamiamolo N.
al nodo N. Ok, ora facciamo. Questo qui è il diagramma sensoriale della macchina asincrona, ancora a vuoto. Qui c'è un errore, qui abbiamo detto che la corrente è magnetizzante, in Mi, e qui la componente attiva, icona. Vorrei far notare una cosa, che la corrente in Mi, che è responsabile del flusso di macchina, Fi, è a 90 gradi rispetto ad Econ 1, e non come ha fatto lui, che non l'ha messa a 90 gradi, lui ha messo come riferimento di fase la tensione V con 1. Guarda il tuo disegno. Allora, avete messo come verticale la tensione V con 1. No, è con 1 che è il riferimento di fase. E con 1 è il riferimento di fase, sta a 90 gradi rispetto a Mi. Quindi la V con 1 è sfassata di un angolo delta rispetto ad E con 1 verso sinistra. Dimmi. No, devi alzare la voce però, per cortesia. Sì, è solo un fatto di convenzione, perché quando avevo disegnato il circuito equivalente, allora nel caso precedente qui c'era una forza elettromagnetica indotta che andava verso il basso, quindi avevo disegnato così E con 1. Qui c'era V con 1 e qui c'erano le cadute di tensione, ok? E quindi in questo caso qui la E con 1 andrebbe disegnata così, ma ora invece la tensione E con 1 convenzionalmente è stata fissata come positiva con questo senso qui, e quindi è stata disegnata verso l'alto. No, in questo caso qua no. Questa è una macchina asincrona. Casualmente quest'angolo l'ho chiamato delta, ma non c'entra con l'angolo di carico di una macchina asincrona. Sono due cose diverse. Anche se poi alla fine in qualche modo potrebbe in qualche modo essere legato, perché è evidente che aumentando il carico della macchina asincrona aumenta la corrente I con 1 o I con S, come preferite, e quindi diciamo che questo triangolino qui aumenta le sue dimensioni, e aumentando le sue dimensioni porterebbe a un maggiore sfasamento tra V con 1 e D con 2, però non è in stretta relazione con la potenza meccanica, così come lo era invece nella macchina asincrona. Quindi non confondete le due cose, sono due cose diverse e vanno affrontate con modelli assolutamente diversi. Ok, ora cancelliamo questo, siamo arrivati a questo punto qui. Finora che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che c'è una macchina che in realtà è soltanto un trasformatore strano, cioè un trasformatore che ha gli avvolgimenti primari statici e gli avvolgimenti secondari che girano. Finora non abbiamo capito, non abbiamo avuto ancora gli elementi per capire come questo oggetto possa trasformare energia elettrica in energia meccanica, o viceversa. Lo vedremo una prossima volta, è anche inutile andare avanti a verificare questa cosa qui. Però abbiamo capito che la macchina asincrona è un po' come un trasformatore. E per continuare, a questo punto diamo un'occhiata invece a come poi nella realtà è fatta questa, diciamo così, continuiamo questa lezione un po' con degli argomenti un po' più tranquilli, un po' più colloquiali, no? Meno formali da questo punto di vista, e vediamo un pochino come è realizzata la macchina asincrona dal punto di vista pratico. Qui per esempio ci sono alcuni disegni, sono alcuni spaccati di macchine asincrone che fanno vedere insomma possibili realizzazioni, ce ne possono essere di tanti tipi. Vi ricordo molto
brevemente che molto spesso quando osservate una macchina che si sviluppa molto di più dal punto di vista radiale rispetto a quello assiale, di solito è una macchina che è in grado di generare una coppia elevata e a velocità relativamente più bassa, tutto relativo si intende, no? Però normalmente una macchina che è più larga dal punto di vista radiale, quindi è più ampia da questo punto di vista qui, radiale, quindi vuol dire che si sviluppa di più lungo questo senso, piuttosto che dal punto di vista assiale rispetto a quest'altro senso qui, è una macchina, diciamo così, di maggior esprime la sua potenza più nei confronti della coppia che rispetto alla velocità. Naturalmente la potenza P è uguale alla coppia P per la velocità omega, noi l'abbiamo indicata con omega meccanica, e quindi a parità di potenza una delle due, quale delle due diciamo così è preponderante in questo caso qui, diciamo, può essere considerata una macchina di maggior coppia rispetto alla sua velocità. Molta importanza assume la possibilità di dissipare il calore. Io questo fatto qui ve l'ho detto già alcune volte, ve lo continuerò a ripetere. Una parte progettuale importante delle macchine elettriche è la loro capacità di dissipare il calore. Meglio riesco ad estrarre il calore prodotto dalle perdite della macchina, più piccola può essere la macchina, quindi maggiore può essere la sua densità di potenza. Densità di potenza potrebbe essere definita come la potenza nominale della macchina diviso il volume, il volume della macchina stessa. È evidente che questo rapporto, quando più alto è, tanto è un fattore economico importante, no? Perché se io riduco il volume, naturalmente ridurrò sicuramente i costi con la quale la macchina è realizzata, anche se non c'è una relazione di diretta proporzionalità. Può darsi pure che io sono riuscito a ridurre il volume perché ho adottato delle tecniche, delle tecnologie più costose per estrarre il calore, e quindi ho fatto sì una macchina più piccola, ma ovviamente è una macchina che può costare una certa quantità di denaro perché ho utilizzato delle tecnologie diverse. Facciamo il caso per esempio di una macchina raffreddata ad acqua, e allora per esempio in una macchina raffreddata ad acqua, come spesso succede per i motori elettrici progettati per veicoli elettrici, quindi per la mobilità elettrica, in questo caso qua si preferisce progettare macchine che siano molto più leggere, molto più piccole, anche se il calore deve essere estratto utilizzando, così come si fa per i motori endotermici, un circuito di raffreddamento. Un circuito di raffreddamento che può essere acqua, glicole, insomma qualunque cosa sia, però ovviamente che costa, ha i suoi costi. Normalmente però le macchine statiche, cioè quelle che vengono utilizzate per produrre, per trasformare energia elettrica in meccanica e viceversa, a livello industriale non sono di solito raffreddate ad acqua, a meno che non siano delle macchine elettriche con delle performance particolarmente spinte. Pensate per esempio ad un elettromandrino che deve girare a velocità elevatissime, 20-25 mila giri o qualcosa del genere, e allora in quel caso lì, siccome è necessario realizzare dei rotori molto piccoli per evitare che le forze centrifughe poi dopo possano in qualche modo compromettere il buon funzionamento della macchina, allora in quel caso lì è necessario farle piccole e quindi estrarre il calore prodotto utilizzando dei circuiti idraulici. Questi sono casi particolari, ma di solito, diciamo così, si preferisce il raffreddamento ad aria, quindi il raffreddamento normale ad aria. Proprio per questo fatto qui, nei motori in generale, dove il raffreddamento è fatto ad aria, naturalmente il volume della macchina aumenta moltissimo, soprattutto per la presenza di collettori di aria, per la presenza di ventilatori, per sistemi di ventilazione, per alette di raffreddamento, per dissipatori che altrimenti potrebbero essere evitati se ci fosse un circuito di raffreddamento al liquido. Questo per esempio è il disegno di una di uno statore di una macchina asincrona molto piccolo. Quando diciamo
quando le macchine asincrone hanno una potenza nominale che va al di sotto del kilowatt, si dice di solito macchine di potenza frazionale, per esempio 500 watt, si dice ah, questa è una macchina di potenza frazionale perché è una frazione del kilowatt. Che volevo dire una cosa che ho dimenticato. Come vedete, in questo tipo di macchine la dissipazione del calore è realizzata mediante delle alette applicate sullo statore, che naturalmente servono specificatamente ad aumentare la superficie di contatto tra l'aria esterna e la macchina stessa. Diciamo che dal punto di vista costruttivo questa macchina è vista di profilo, è fatta in questo modo qui, quindi ci sta uno statore vista di profilo, quindi stiamo vedendo la macchina di profilo, qui c'è lo sporto d'asse, l'asse del rotore che esce fuori di lato, qui ci sarà un altro asse e sul quale è montata una ventola di plastica che io schematizzo in questo modo qui, una ventola di plastica che vista dal lato frontale presenta tante alette disposte in modo radiale che praticamente centrifugano l'aria e la spingono verso l'esterno. Montata in questo modo qui c'è poi dopo una tazza metallica che con dei fori che fanno entrare l'aria da questo lato qui, l'aria viene centrifugata verso l'esterno e viene spinta assialmente lungo la superficie esterna della macchina. Quindi praticamente lungo queste alette che sono state realizzate lungo la periferia del rotore, quindi in pratica ci sarà un flusso d'aria che avrà questa direzione e che praticamente porterà via quanto più calore possibile, si spera naturalmente. Questa è una macchina con autoraffredda, no? Quindi con il movimento stesso del suo stesso rotore porta via il calore che lei stessa produce. Naturalmente ci possono essere sistemi un po' più costosi che prevedono dei sistemi di ventilazione esterna, quando la macchina è più grande ci può essere un ventilatore azionato da un altro motore che produce aria e che quindi provvede al raffreddamento della stessa. Quindi questa è una macchina decisamente molto piccola. Ah, una cosa, quello che volevo dirvi, a differenza di quello che può succedere per una macchina sincrona, per esempio per una macchina sincrona la potenza nominale potrebbe essere espressa in termini di volt ampere, quindi S nominale per una macchina sincrona è il prodotto tra la tensione nominale, cioè uguale, è il prodotto tra la tensione macchina sincrona, attenzione, sincrona, tra la tensione nominale e la corrente nominale, semplicemente. Questo perché di solito in una macchina, anche sincrona, in una macchina sincrona, ciò che importa è la tensione massima, la tensione nominale per i quali gli avvolgimenti, l'isolamento degli avvolgimenti è stato progettato, quindi è quella la chiave di tutto, e la corrente massima che gli avvolgimenti possono trasportare. Quindi anche soprattutto dal punto di vista delle perdite joule. Quindi due fattori che condizionano le dimensioni della macchina, quindi la sua potenza, sono la tensione e la corrente. Non è tanto importante il fattore di potenza, cioè lo sfasamento tra tensione e corrente, perché o che lo sfasamento sia di 90 gradi o che lo sfasamento sia di 0 gradi, quindi che abbiamo un fattore di potenza o nullo oppure un fattore di potenza pari a 1, diciamo che dal punto di vista costruttivo le cose che condizionano la progettazione della macchina rimangono sempre la tensione massima e la corrente massima. Quindi la potenza nominale di una macchina sincrona di solito è indicata in questo modo qui, si fa riferimento alla potenza apparente. Invece in una macchina asincrona, cioè diciamo così in quasi tutte quelle macchine che hanno un'attitudine ad essere dei motori,
La potenza, per potenza nominale si fa riferimento alla potenza meccanica, alla potenza meccanica che loro possono produrre. Quindi se questo è, se questo è un motore asincrono, siccome è una macchina asincrona che, diciamo così, è nata per fare il motore, qui ci sarà una coppia C con una velocità omega meccanica, la potenza P nominale sarà data dalla coppia nominale per la velocità meccanica nominale. Chiaro? E questo anche per facilitare il dimensionamento di un azionamento. Per esempio, se voi volete realizzare, per dire, progettare un ascensore, che cosa fate? Voi partite dal peso dell'ascensore e dalla velocità con la quale l'ascensore deve salire. Facciamo finta un metro al secondo, mezzo metro al secondo, facciamo finta che l'ascensore debba pesare, che sono 10 quintali, e allora sapete che 100 kg per 9,8, perché mi serve il peso in newton, per la velocità di 0,5 metri al secondo, questa è una potenza meccanica, naturalmente, e voi sapete che la potenza che dovete applicare all'asse della puleggia di questo motore deve essere questo numero, a parte i rendimenti, a parte insomma altri fattori che possono intervenire, ma che comunque appartengono a 0,9, 0,8, insomma quello che può essere un rendimento, questa è la potenza meccanica. Quindi nel momento in cui dovete dimensionare il motore avete già quel parametro che vi serve per conoscere la potenza del motore, la potenza nominale del motore. Poi la potenza elettrica è un'altra cosa. La potenza elettrica del motore è la potenza che entra nel motore, potenza elettrica dentro il motore, la potenza meccanica ovviamente è quella che esce, e la differenza, il rapporto tra potenza meccanica e potenza elettrica sarà ovviamente data dal rendimento della macchina stessa. Quindi per conoscere la potenza elettrica voi partite dalla potenza meccanica, la dividete per il rendimento e conoscete la potenza elettrica che la macchina assorbirà dalla rete o dal convertitore oppure da qualunque altro sistema di alimentazione. Chiaro, questa distinzione è importante? Quindi quando leggete potenza nominale su un motore asincrono, quello si riferisce alla potenza meccanica. Andiamo avanti, poi mano a mano che mi ricordo delle cose ve le dico. Ah, la morsettiera. Allora, per macchine di piccola dimensione molto spesso vi trovate di fronte una morsettiera formata da 6 morsetti. 6 morsetti è giusto che sia 6, perché se sono 3 le fasi ci vogliono almeno 2 morsetti per ogni fase, 2 per 3 fa 6. Però la disposizione dei morsetti, uno si aspetterebbe magari di trovare, che ne so, questi 6 morsetti, indichiamo con la fase U, V e W, le 3 fasi della macchina, e uno si aspetterebbe di trovare il morsetto U di una fase qui, facciamo finta che questa è una fase, poi a fianco altri 2 morsetti con l'altra fase collegata qui, e poi a fianco altri 2 morsetti con l'altra fase collegata qui, no? Però questa disposizione, se anche sembrerebbe quella più logica, è quella meno pratica, perché se io volessi collegare a stella queste 3 fasi non avrei grossi problemi, perché basterebbe fare un ponticello da qui a qui, un altro ponticello da qui a qui, avrei realizzato automaticamente il centro stella e da qui potrei andare a collegare le U, V e W e avrei ottenuto il risultato, cioè questo è quello equivalente a quello che noi vediamo negli schemi elettrici che è fatto in questo modo qui, no? Qui avremmo U, V e W e qui avremmo il centro stella. Non ci sarebbero problemi a fare una cosa del genere. I problemi nascono quando invece vogliamo realizzare una connessione a triangolo, così per esempio, no? Dove le 3 fasi sono appunto connesse a triangolo e poi vanno naturalmente a U, V e W in questo modo qui. E allora, se i morsetti sono sempre così come li avevamo immaginati, ora li disegno senza il disegno delle fasi, vediamo così, facciamo 1, 2 e 3, e beh, comincerei ad avere delle difficoltà, perché
Se io qui ho una fase, un'altra fase ce l'ho qui dentro, un'altra fase ce l'ho qui, che cosa dovrei fare? Dovrei collegare questo morsetto qui con questo, fare un ponticello da qui a qui. Poi dovrei fare un altro ponticello da qui a qui, sto cercando di realizzare questo circuito, attenzione, e poi dovrei realizzare un altro ponticello che va da qui a qui. E per evitare di incrociarlo con questi dovrei trovare il metodo di utilizzare un qualche cosa di molto più grande, insomma. E quindi non è pratico, obiettivamente, non è facile da fare una cosa del genere. Che cosa succede se, chiamiamo questa qui U con 1 e U con 2, questo V con 1 e questo V con 2, questo W con 1 e questo W con 3. Beh, che cosa succede se per esempio prendessi, scusa, W con 2? Questi tre morsetti e li shiftassi, cioè li muovo da sinistra verso destra, otterrei una configurazione del genere. Allora ridisegniamola qui, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Allora la fase U con 1 e la U con 2 si troverebbero qui con l'avvolgimento interno alla macchina collegato in questo modo. La fase V con 1 e V con 2 la ritroverei qui, e poi internamente alla macchina, quindi non è una cosa, una volta fatta non si tocca più, quindi non mi dà nessun fastidio, internamente alla macchina avrei W con 1 qui e W con 2 qui, e la disegno in questo modo qui, in modo tale da non avere accavallamenti. Internamente alla macchina avrei questa connessione qui. A questo punto, per fare la connessione a stella dall'esterno della macchina, quindi sulla morsettiera della macchina stessa, che cosa posso fare? Semplicemente fare un ponticello qui, un altro ponticello qui e un altro ponticello qui. Come vedete, a questo punto non avrei più grossi problemi dall'esterno a fare queste connessioni. Non solo, ma i ponticelli da utilizzare sarebbero tutti quanti della stessa dimensione. Quindi questa qui la cancello perché non è più quella giusta. Facciamo ora una connessione a triangolo. Dovrei mettere tre ponticelli di questa determinata misura disposti così, che si vede molto bene in questo disegno qui. Tre ponticelli. Mentre per fare la connessione a stella basterebbe mettere un ponticello qui e un altro ponticello qui, così. Tutti questi ponticelli sono tutti quanti della stessa dimensione, quindi nel momento in cui devo decidere di cambiare connessione da stella a triangolo, basta che svito le viti e dispongo queste piattine in modo diverso a seconda dell'occorrenza. Quindi o così oppure così. Quindi è molto più facile. Quindi praticamente sempre all'interno di una macchina elettrica, se voi voleste andare a misurare, per dire, una cosa che lascia il tempo che trova, d'accordo, però se voi voleste misurare la resistenza di un avvolgimento in continua con il tester, facciamo finta, voi dove andreste a mettere i puntali del tester? Non li mettereste tra qua e qua. Non mettereste i puntali da qui a qui, perché misurereste due fasi diverse. Li dovete andare a mettere da qui a qui, perché sapete che senza ponticelli, si intende, no? Però nel collegamento a stella non c'è problema, nel collegamento a triangolo ci sono dei problemi, dovreste smontare i ponticelli per misurare la resistenza di una fase, oppure misurare la resistenza di la resistenza che è presente da questo punto qui a questo punto qui, ma dovreste tener conto del fatto che il circuito in realtà è questo.
Quindi se misurate, pretendete di misurare la resistenza R qui, dovete tener conto che ci avete un'altra R qui e un'altra R qui, e quindi è il parallelo tra una R e due, e una serie di altre due di queste, no? Quindi dove, la resistenza che misurate con l'ommetro da qui a qui non è la resistenza solo di questa, ma è la resistenza di tutto questo sistema, e quindi dovreste andare a fare dei semplici calcoli per ricavare il valore della resistenza di una sola fase. Ok, quindi andiamo avanti. Questo è per quanto riguarda la morsettiera. A un certo punto questa mattina, quando abbiamo iniziato a parlare degli avvolgimenti rotorici, io vi ho detto: beh, l'avvolgimento rotorico di una macchina asincrona potrebbe essere bifase, potrebbe essere trifase, potrebbe essere a n fasi, polifase, ho detto, no? In effetti, nella realtà, può benissimo, anzi, la maggior parte delle macchine asincrone sono realizzate mediante un rotore che è completamente un blocco chiuso in cortocircuito, non è neanche accessibile. Vedete che il circuito equivalente di una macchina asincrona, vi ricordate, lo disegniamo molto rapidamente, lo facciamo così, molto rapidamente, è un circuito che è chiuso in cortocircuito, cioè il secondario di una macchina asincrona è chiuso in cortocircuito, normalmente, a meno che non si tratti di un altro tipo di macchina asincrona, ma nelle macchine asincrone dove il secondario è chiuso in cortocircuito, il secondario, cioè il rotore, può essere realizzato con un blocco unico, per esempio di alluminio AL. Quindi in realtà ciascuna coppia di queste barre rappresenta una fase qui, una fase qui, un'altra fase qui, un'altra fase qui, e così via. Come vedete, il numero di fasi è tantissimo. Io non lo so qui quante fasi saranno, a occhio e croce saranno 16 fasi, per esempio, no? Però questo non compromette il funzionamento, ovviamente, anzi, è favorevole al funzionamento di una macchina sincrona. Ciascuna di queste fasi avrà la sua corrente, eccetera, eccetera, perché tanto il numero di fasi, statore e rotore, non è essenziale, non è particolarmente importante. Ciò che è importante sono le correnti statorica e rotorica dal punto di vista fasoriale, e dal punto di vista fasoriale noi creiamo dei fasori che non sono dipendenti dal numero di fasi. Noi quando andiamo a calcolare un singolo fasore, vi ricordate quando abbiamo fatto il campo rotante, no? Abbiamo calcolato quel fasore, l'abbiamo calcolato sia per due fasi e sia per tre, ma usciva sempre lo stesso fasore. È vero, e se fossero state cinque fasi usciva sempre lo stesso fasore, quindi nel nostro modello, il modello fasoriale, non compaiono il numero di fasi, quindi in linea di principio non è essenziale per capire qual è il funzionamento di una macchina asincrona. Tant'è vero che noi non ci interessiamo affatto su quante barre possa essere, di quante barre possa essere composto il rotore di una macchina chiusa in cortocircuito come questo tipo qui. Giusto per curiosità, siccome questa conformazione sembra quella di una cosiddetta gabbia di scoiattolo, è tradizione dire questo qui è un rotore a gabbia di scoiattolo, perché io non l'ho mai vista le gabbie di scoiattolo, però pare che siano fatte più o meno in questo modo qui. Questo circuito elettrico fatto di alluminio è annegato nel ferro del rotore, e quindi dall'esterno non si vede questa gabbia di scoiattolo, sta completamente annegata all'interno del rotore, e quindi poi dopo il rotore viene rilavorato al tornio, viene equilibrato, eccetera, eccetera, per cui non sembra proprio che ci possa essere, invece all'interno ci sta. Ecco, qua c'è uno schema fatto con un programma per il disegno meccanico tridimensionale, e mostra un numero di barre molto più limitato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barre, e mentre qui invece c'è una fotografia di un rotore vero, dove
le linee che si vedono qui sopra non tradiscono la presenza delle barre che stanno immediatamente sotto al profilo esterno del rotore stesso. Domande su queste? Su queste no? Ecco, qua c'è una fotografia di come viene, questa è una sezione trasversale all'asse della macchina che mostra appunto le barre e, diciamo così, c'è una piccola apertura, c'è un istmo di cava, si chiama istmo di cava, che è utile per convogliare al meglio possibile il flusso all'interno del rotore e permettere, diciamo così, un accoppiamento migliore tra il flusso di statore e il flusso di rotore. Altre configurazioni degli avvolgimenti di rotore sono i cosiddetti rotori di tipo avvolto, cioè non sono formati da barre che non si possono avvolgere. Invece in questo caso qui gli avvolgimenti di rotore si fanno proprio come quelli di statore, cioè si avvolgono, quindi ci sono delle matasse formate da più spire e naturalmente ciascun avvolgimento può essere formato da più matasse. Questo tipo di rotori, pure loro prima o poi dovranno essere chiusi in cortocircuito per poter funzionare al meglio possibile. Quindi le tre fasi dovranno in qualche modo essere cortocircuitate. Per poterlo fare è necessario adottare sull'asse del rotore, montare degli anelli di rame sui quali strisciano dei contatti. Questi contatti all'occorrenza poi dopo possono essere chiusi in cortocircuito e quindi formare quel circuito chiuso di cui la macchina ha bisogno per poter funzionare, per far circolare delle correnti nel rotore, altrimenti le correnti nel rotore come fanno a circolare? Qui io ho disegnato una scatola nera perché a seconda delle circostanze potrebbe essere necessario inserire dei generatori di tensione su questi morsetti, oppure potrebbe essere necessario inserire dei resistori su questi morsetti, oppure potrebbe essere necessario addirittura inserire un inverter di rotore su questi morsetti e realizzare dei funzionamenti molto particolari e che in certi casi possono essere davvero utili per una macchina asincrona. Far diventare ad esempio una macchina asincrona, farla diventare sincrona, ma mantenendo velocità diverse del rotore rispetto a quelle del campo di statore. Cioè si possono fare delle cose molto particolari se è possibile accedere agli avvolgimenti di rotore dall'esterno. Ecco, questa qua è la fotografia per esempio di un rotore con avvolto con gli anelli. Ci sono tre anelli sui quali strisciano dei contatti di carbone oppure delle spazzole, altri tipi di spazzole di altro materiale, con i quali poi dopo è possibile alimentare oppure chiudere in cortocircuito l'intero circuito di rotore. Chiaro? Ok. Si fa una distinzione dei due tipi di macchina, cioè rotore a gabbia oppure rotore avvolto, anche nella simbologia che viene utilizzata negli schemi elettrici. Il rotore a gabbia di scoiattolo si indica semplicemente con un cerchio e si scrive M3 e poi ci si mette un'ondina per dire che è un sistema trifase, lo statore trifase ed è ovviamente in corrente alternata. Mentre il rotore avvolto, per far capire che ci sta anche un rotore da alimentare, si mette un doppio cerchio e quindi lo si indica in questo modo qui, rotore avvolto con doppio cerchio. Vedete come in questo caso c'è una fotografia nella quale si vede chiaramente anche la differenza nelle dimensioni delle due macchine. Cioè questa macchina qua risulta ovviamente essere più compatta perché non ci sono più gli anelli, non ci sono gli anelli e non c'è più il collettore e le spazzole che strisciano sugli anelli. In questo caso qui ci sono, in questo caso qui non ci sono. È inutile che vi sto a dire che una macchina fatta così, dove il rotore è completamente annegato nel ferro, è una macchina estremamente robusta. Cioè è una macchina che si rompe soltanto, diciamo, si rompe per tanti motivi, ci possono essere tanti motivi, ma i motivi principali per cui una macchina asincrona si guasta
sono o motivi meccanici, cioè per esempio il cedimento dei cuscinetti, l'usura dei cuscinetti, oppure che ne so, oppure motivi elettrici sullo statore, cioè perdita di isolamento sugli avvolgimenti di statore. Altre volte si possono staccare per motivi elettromeccanici, cioè le barre possono, si possono rompere, si possono staccare le saldature sulle, vediamo un po' qua, le saldature di queste barre sugli anelli di cortocircuito frontali. Queste sono, diciamo così, le cause principali di guasto di questo tipo di macchine. Però nel loro complesso sono macchine indistruttibili, quasi indistruttibili, quindi trovano applicazione ovunque e soprattutto in quei casi in cui è da evitare in tutti i modi qualunque tipo di scintillio, cioè macchine a collettore, cioè macchine dove ci sono gli anelli, qui ci sono dei contatti striscianti che naturalmente io non mi sognerei mai di utilizzare laddove per esempio c'è del gas oppure ci sono dei liquidi infiammabili che possono formare del vapore infiammabile, eccetera. Quindi è evidente che la macchina asincrona da questo punto di vista è veramente una cosa importantissima. Non per nulla, diciamo così, il parco macchine, diciamo, mondiale è fondamentalmente formato da macchine asincrone, quindi dove andate troverete sempre una macchina asincrona. I veicoli elettrici è raro trovare delle macchine AC brushless oppure delle macchine DC brushless. Ormai anche nei veicoli elettrici, proprio per questione di affidabilità, eccetera, si utilizzano macchine asincrone. A livello industriale la macchina asincrona è importante. Qualcuno di voi potrebbe dire: ma c'è lo svantaggio che il rotore non gira alla stessa velocità del campo rotante, quindi per me la velocità del rotore potrebbe essere un'incognita, cioè potrei non essere sicuro che quello gira esattamente alla velocità che vorrei io. Quindi negli azionamenti in cui la velocità o addirittura la posizione del rotore è un fatto rilevante, è un fatto importante, beh, vabbè, allora ti capisco, mettici una macchina sincrona, una AC brushless oppure un DC brushless, dove è più facile andare a controllare la posizione oltre che la velocità, proprio la posizione. E invece nel caso di una macchina sincrona pure si può fare, tutto si può fare, però comincia a diventare più complicato l'azionamento elettrico, tutto il sistema e gli algoritmi che bisogna elaborare per poter assicurare anche un controllo di posizione oltre che di velocità. Però ripeto, ci sono i pro e i contro. La robustezza come pro e la complessità dell'azionamento come contro, però dall'altra parte insomma ci sono pure dei grandi vantaggi importanti. Con questo abbiamo terminato la lezione di oggi. Vi ho fatto una carrellata anche sulle caratteristiche meccaniche costruttive di una macchina asincrona. Ovviamente non si può dire tutto, non si possono dire tutto, ma penso che sia stata relativamente completa almeno per questa tornata, quello che vi ho detto, va bene?